Grazie. Arrivederci. E così, quando il provveditore mi ha parlato di questo collegio, non ho esitato un istante. Capisce, io mi occupo di musica corale da più di 10 anni. Praticamente non ho fatto nient'altro da quando mi sono diplomata in conservatorio. E non m'era mai capitato di incontrare un'istituzione privata che desse tanta importanza all'educazione musicale. Anche a me fa molto piacere che lei sia una professionista del canto. Se c'è tempo, credo proprio che potremmo fare un buon lavoro. Quanto abbiamo prima della prossima esibizione? Il nostro coro si esibisce 2 volte all'anno nella cattedrale. Una volta per la messa di Pasqua e l'altra per la festa del Santo Patrono. E ci teniamo tutti moltissimo che canti come si deve. È una tradizione di famiglia. Mia madre se ne ricordava da quando era bambina. Questo castello era proprietà della mia famiglia quando diventò un convento. È una famiglia molto antica la sua. Lo era. Sono l'ultima rimasta, purtroppo. E questo può succedere quando non ci si sposa. È vero. E sono contenta che anche lei sia libera di impegni. L'adolescenza è un'età molto critica e l'educazione delle ragazze va seguita a tempo pieno. Mi fa piacere che abbia preso informazioni sul mio conto. È un dovere per noi conoscere chi si occuperà delle nostre ragazze. Reverenda madre. Sorella Federica le mostrerà la sua stanza. Spero che le nostre regole non siano troppo dure per lei, perché da oggi dovranno essere anche le sue. Buongiorno. Ah, a proposito, vorrei pregarla di adottare un abbigliamento più discreto. Sa, noi qui siamo tutti in uniforme e non è bene che lei si distingua troppo. Farò il possibile. Ne sono sicura. In questo collegio la sveglia è alle 6:15 e la colazione alle 7:15. Le ragazze poi vanno a scuola con la nostra corriera. Il pranzo è alle 12:30, la cena alle 7 di sera. Alle 9:00 si va a letto e alle 9:30 ogni luce deve essere spenta. Tutta vita, eh? Scherzavo. La domenica noi concediamo la sveglia alle 7:30 e la colazione alle 9. Ogni ragazza ha un comodino e un baule per riporre le proprie cose ed è tenuta al rispetto assoluto dell'ordine per sé e per le altre. Qui dentro il disordine non è tollerato e sarà suo dovere, signorina Ranzi, segnalare anche la minima trasgressione a questa regola. E allora? Sotto i letti non si pulisce, secondo lei? Vorrà dire che anche stasera salterà la cena. Prima o poi le verrà fame. Venga, signorina Ranzi. Questa è la sua stanza. Si cena fra mezz'ora, sia puntuale. Senta, scusi. Rispetto a quella ragazza giù nel dormitorio, è una regola del collegio servirsi delle allieve per i lavori più pesanti? Naturalmente no. Noi chiediamo solo un po' più di collaborazione alle ragazze che non possono pagare. Ma oggi Stefani era stata messa in punizione. Grazie. Buonasera. La signorina Ranzi è la vostra nuova insegnante di educazione musicale. Potete salutarla. Buonasera, signorina Ranzi. Io mi chiamo Rosanna. Se volete potete chiamarmi signorina Rosanna. Potete sedervi. Cominciamo. Meno male. C'ho una fame. Signore, ti ringraziamo per questo pane che nella tua immensa carità anche oggi hai voluto donarci. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Amen.
Signorina Elena, lei non si muoverà da qui finché il suo piatto non sarà pulito. Sono stata chiara? Apra la bocca. Avanti, apra la bocca. Mastichi e mandi giù. E ora un altro pezzo. Lo mangi. Avanti, lo mangi. Forza. Sorella Federica, non turbiamo la prima sera al collegio della nostra nuova insegnante. Io sono sicura che Elena finirà di mangiare senza esservi costretta. Vero, Elena? Potete chiamarmi signorina Rosanna, se volete. È anche arrivata tardi a cena, la prima sera. E poi avete visto come la guardava sorella Federica? Sembrava che se la volesse mangiare. Dicono che segna conservatorio. L'avranno buttata fuori dal conservatorio, sennò che ci farebbe qui? Comunque a me è simpatica. Diventerai la sua cocca, vero? Quanto sei cretino, ho detto solo che è simpatica. Ed è anche molto bella. Anche troppo. Sei invidiosa. Chi io? Ma l'hai vista come va in giro vestita? Le do 3 settimane, guarda, massimo un mese. Sorella Alberta se la mangia viva una così. Ehi, dove l'hai presa? Sei matta, vuoi beccarti un giro di rosario? Io non mi faccio beccare. Che belli, ti piacerebbe un costume così? No, i colori sono troppo vivaci. Posso vedere? E levati, ciccia bomba. Dai, lasciatemi vedere. Se no cosa fai, ti metti a piangere. Tanto tu non sai fare altro, vero? Basta, lasciatela stare. Fatemi stare con voi, non vi ho fatto niente. Ah, non ci hai fatto niente? Per poco non ci punivano a tutte a cena, per colpa tua. Come per colpa mia? Ha cercato di dare da mangiare a Stefania, sapendo che era in punizione. E per poco non se ne prendeva un'altra di punizione, per colpa tua. E quella poverina di Elena? Ma che gli ho fatto? Ti sei talmente abbuffata, che l'hai disgustata. Per poco non sputava tutto. E hanno pulito anche lei, tutto per colpa tua. Perché non la lasci stare. E tu perché non ti fai gli affari tuoi? E rispondi quando ti si parla, brutta pezzente! Te ne approfitti solo con chi ha paura di te. Che succede qui? Perché non siete a letto? Ehi, che fai? Signorina Luisa, allacci il suo pigiama come si deve. Subito, sorella Federica. Ma bene, bene, bene. Signorina Stefania, è questo il suo concetto di ordine? Sto parlando con lei! Vuol dire che domani pulirai il pavimento del refettorio, oltre a quello del dormitorio. E voi altre, cosa avete da stare lì impalate? Tutte quante a letto! Non è giusto. Fatti gli affari tuoi, se no ti azzoppo anche l'altra di gamba. A te e alla tua amichetta del cuore. Non l'ha sentita la campana? No, l'ho sentita, ma mi sembrava così presto. Io devo solo lavarmi, eh? Purtroppo il bagno delle sorelle è già stato pulito. Dovrà usare quello delle educande. Quando avranno finito, è ovvio. Buongiorno. Tutto in fila, eh? Oh, che freddo. Ma quando l'accendono il riscaldamento?
sei fatti questi? Eh? Ma con che cosa vi picchiano qua dentro? Chi è che sta parlando qui? Signorina Ranzi, chiacchierare non è consentito. Avevo fame e gli ho chiesto a che ora c'era la colazione. Forse ieri non ha mangiato a sufficienza. Vero, ho mangiato poco ieri sera. Giù in paese troverà sicuramente qualcosa di suo gradimento. Se fa in fretta le diamo un passaggio. Farò il più presto possibile. Bene. Muoversi qui dentro, muoversi! Avanti, sbrighiamoci, signorine! Vada pure! T'hanno lasciato a piedi, Annie? Io e sorella Federica non ci siamo molto simpatiche. Capita con sorella Federica. Vieni qua. So io quello che ti serve. Mi chiamo sorella Adele. Piacere, Rosanna. Piacere mio. Vieni, va, che qua fuori fa freddo. Non sai quanto mi fa piacere di sentir parlare romano dopo 50 anni. 50 anni passati qua dentro. Senti, Adele, ma qui la cucina è sempre così scarna? E che ti aspettavi? Il banchetto del benvenuta? Si deve mangiare per vivere e non per trarne godimento dal cibo. La gola è uno dei peccati capitali. Pensa ai lasagne che mi faceva mia madre quando c'avevo l'età loro. Chissà quanti ne avrò fatti io dei peccati capitali. A proposito dei peccati, ma tu come mai ti sei venuta rinchiude quassù? Ma tuo marito non dice niente? Io non sono sposata. E che aspetti? Ma come? Una ragazza come te deve avere già marito e figli. E se no, chi se gode tutte queste meraviglie che ti ha dato il Signore? Ma tu che cosa pensi? Che io mi ci sono divertita a stare da sola fino adesso. Buona, scusa, ma tua madre non ti dice niente? Me le diceva. L'ho persa da poco. Mi dispiace. Ma non dovevi andare al paese te? Sì, perché? Ecco, finché ci ho avuto fiato ci sono andata io. Ancora si mantiene bene, funziona, eh? Basta dargli una pulita. Ma è per me? Sì. Grazie, Adele. Va, cara. Grazie, vado, ciao. Vai. Appena esci dal castello, va dritta giù per la discesa che arrivi in paese. Sì, ciao. È artigianato locale? Queste... in un certo senso. È un mio hobby, le faccio così, tanto per divertirmi. Complimenti. Sono belle veramente. Ah, desiderava qualcosa? Beh sì, permesso? È difficile scegliere. Oh, non è un problema. Basta prendere un po' di tutto. Si vive una volta sola. Ah, lo conosce il Malga? No, non credo, com'è? Ah, è una squisitezza. Mario, che succede? Lo fanno in montagna col latte appena molto. È come... No, è inutile, il malga non si può spiegare. Il malga si può solo assaggiare. Grazie. È un onore. Ma che è? È un formaggio antichissimo, sa? E la preparazione non è mai cambiata, sono secoli. Vito, fanno... il coltello. Arrivo, eccolo. Stavo solo facendo vedere alla signorina quante cose buone facciamo dalle nostre parti. Sì, ma c'erano prima le signore. Le serva pure. Certo. Intanto, se vuole scegliersi qualcosa, tenga. Grazie. Ecco. Allora, signore, cosa vi posso dare? Volete del pane? Del prosciutto? Oh, ah, questo che vedete è uno specchio di montagna che è stato affumicato con legno di larice ed erbe aromatiche. E qui, fatto con la nostra farina, la cosa più buona del mondo. Vi piace il pane casareccio?
Perché se posso darvi un consiglio, le nostre specialità vanno gustate sempre con il pane. Se amate il pane, questo non potete non assaggiarlo. Ma dottor Eisler, ma cosa fa? Dottore? Beh, ecco, in realtà io lavoro qui soltanto mezza giornata. Volevo una caciotta. Quindi, ecco. E l'altra metà giornata che fa? L'ortopedico. E il dentista. Una caciotta. E poi il medico generico e qualche volta anche il veterinario, se c'è bisogno. Ah. Allora, mi dica, quanto gliene occorre di malga? 3 chili. Famiglia numerosa, eh? Una trentina di persone circa. Buongiorno, ragazze. Buongiorno, signora Lanzi. Sedute. Allora, io penso che sia arrivato il momento di conoscerci meglio. Vediamo un po'. Fammi sentire la tua voce. Cosa vuole che suoni? Un semplice vocalizzo. Fa maggiore. Bene, è solo un po' calante. Sai che ci vuole? La cioccolata. È una mano santa la cioccolata quando sei calanti. Eccola qua. Provala, eh? Vedrai, effetto immediato. E adesso mi fai sentire la tua voce, invece. Benissimo, l'intonazione è perfetta. È solo che non appoggi sul diaframma. Ma c'ho un rimedio anche per te. Zuccheri! Non sai quanto fanno bene questi per il diaframma. Perché ci vuole energia per sostenere la voce. Hai visto? Saranno almeno 3 di caramelle. Allora, chi vuole provare adesso? Posso provare io? Come no? Prego. Benissimo. C'hai solo un po' di fiato corto, eh? E allora? Caramella al miele, fanno miracoli queste. E voi? Su, non fatevi timide. Che forza. Vuoi provare tu? Non è consentito mangiare durante le lezioni. Ma infatti noi non stiamo mangiando. Stiamo studiando la differenza che c'è tra l'apparato fonatorio e quello digerente. Seduta, prego. Bene, ora però proviamo a cantare tutte insieme. Voglio sentire che effetto fate in coro. Che ne dite, vi va? Non so, cosa vuole sentire? Un Kyrie, un Gloria? La conoscete Un bacio a mezzanotte? Che cosa? Sì, la conosciamo. Tutte, credo. Bene, meglio così. È una canzone facile e orecchiabile. Allora vogliamo cantare quella? Sol maggiore, sorella. Voi alzatevi in piedi, si canta meglio. All'unisono, senza controcanti. Vi batto io il tempo. Prego, sorella. 1, 2, 3. Non ti fidar d'un bacio a mezzanotte. Se c'è la luna, non ti Te l'ho presa un po', ce n'è tanta. La luna a mezzanotte. Ehi, diaframma! Così ti innamorare. Non ti fidare di stelle gale. Gli occhiali non ti servono per cantare, ti serve di tirar fuori la voce. Ah! C'è da lavorare, ma... E allora per lavorare bene ci vuole anche tanta energia, giusto? Forza, venite! Coraggio, dai! Qui c'è tutto quello che vi serve, forza! Avete sentito che vi ho detto? E dai! Oh, è... Non si sente bene, signorina Ranzi? No, anzi, deve essere l'aria di montagna. Strano.
Di solito l'aria di montagna lo stimola l'appetito. Non capisco cosa avete tutte quante stasera. Hai sentito che ha detto sorella Alberta? Magna, magna che te fa bene. Ma è possibile che non c'hai mai fame? Oh mio, l'aria di montagna. Mazza, quant'è salato sto malga. Incredibile. Elena. Elena. Scusate il ritardo, ma ero in sala operatoria. Buonasera, dottore. Questa volta ci è mancato poco. Ancora qualche ora e rischiava di andarmi in coma ipoglicemico. È molto grave, dottore? Beh, per adesso è fuori pericolo. Per adesso. Ma con la glicemia non si scherza. Se continua così ce la giochiamo. Cioè? Non è la prima volta? Elena è molto stanca e ha bisogno di tranquillità. Ci pensa lei, sorella Adessa? Stellina, con te ci resta. Questa ragazza è malata, reverenda madre. Questa ragazza è solo in cerca di attenzione, dottore. Beh, se le cerca in questa maniera deve avere un problema grande. E non è certamente ingozzando la forza che riuscirà a risolverlo. È molto tardi, le siamo immensamente grati, dottor Eisler. Mi domando se non sia il caso che io passi la notte qui. Non credo sia opportuno. In paese potrebbero avere bisogno di lei per dei casi molto più gravi di questo. Mi chiami pure a qualsiasi ora. Se vuole. Tornerò domattina a vedere come sta Elena. Sono certa che non servirà, ma la ringrazio. Buonanotte, reverenda madre. Buonanotte. Buonanotte, signorina Ranzi. Buonanotte. Solo un momento, per favore. Volevo ringraziarla per quello che ha fatto per Elena. Però vorrei pregarla di non criticare i nostri metodi davanti ad estranei. Ma io credo che il medico di questo istituto dovrebbe conoscere le terapie di sorella Federica. Sorella Federica fa solo quello che le dico io. Ho capito. Il gesto di Elena però mi è sembrato un gesto... Elena è qui con noi da 3 anni e io la conosco bene. Ne ho conosciute tante come lei. Ragazze benestanti che hanno delle solide famiglie alle spalle... E chiamano a fare capricci solo perché vogliono mettersi in vista. Ma le assicuro che se entrano nel mio collegio, per quanto possono essere viziate, ne usciranno trasformate. Non lo metto in dubbio. Per le nostre ragazze vogliamo solo il meglio. E lei ne è la prova. So che è un'ottima insegnante di musica e ho molta fiducia in lei, ma solo come insegnante. Questo collegio lo dirigo io. Lei si limiti al suo lavoro, per favore. Se poi dovesse trovarsi troppo a disagio con le nostre regole, mi dispiacerebbe privarmi della sua collaborazione, ma comprenderei. Bene. Cercherò di non darle questo dispiacere. Ne sono sicura. Buonanotte. Dritte con la schiena, pancia in dentro e petto in fuori. Stia dritta. È lei che aspetta a raddrizzare il colletto. Signorina Monica, le sue scarpe sono indecenti. Guardi quelle della signorina Nicoletta, sono perfette. Già, lei è la cameriera personale. E lei si allacci la mantella. Ciccia bomba.
e non voglio più ripeterglielo. Sul pullman! Ordinate e composte, salite, forza! Ognuno al suo posto. Ciao! 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 È brava la superiore andare a cavallo, eh? Il padre era conte e generale di cavalleria. Oh, l'ha cresciuta a forza di sberle da quando era arta così. Troppo poche gliene ha date. Aspetta, Tele. Ah. Aiuto. Grazie. Buongiorno, dottore. Buongiorno a lei, signorina Ranzi. E come va? E come te, Anna? Non respiro più. Voglio l'ossigeno! Dammi l'ossigeno! Ce n'è tanto quassù di ossigeno, ed è meglio di quello nelle bombole. Come sta Elena? Bene, anche troppo bene. Perché? Perché si è ripresa troppo in fretta e quindi i casi sono due. O come dice sorella Alberta è tutta una sceneggiata, oppure è lei che le ha portato un po' di ossigeno. Perché proprio io? Elena ha chiesto di lei, ed è la prima volta che la sento aprire bocca. Ecco perché so il suo nome, visto che nessuno ci ha ancora presentato. Spero di rivederla, signorina. Ma credo che avranno meno bisogno di me ora che c'è lei a coccolare questa famiglia numerosa. A presto. Arrivederci. Ciao. Oh, appena t'ha visto, colpito e affondato. Va bene che c'ha la fidanzata acida, ma l'hai stesa al primo colpo, il dottore. Meglio liberi che male accompagnati. Ma il proverbio non diceva meglio soli? Appunto. Cioè vuoi restare sola? No, è che mi sono presa una pausa di riflessione. Ma fa dura troppo sta pausa. È una vita che sto a riflettere e ancora non ci ho capito niente. Adele, va a trovare qua la ragazzina che ha chiesto di te. Ma ti rendi conto? Mozart aveva 12 anni e già aveva scritto la sua prima opera. Era proprio un bambino prodigioso. Posso? Venga, venga. Elena si è appena svegliata. Allora, Elena, come va? So che stai meglio. Lei non parla così mai. E allora, Elena? Non mi dici niente. Tranquilla. Ci vediamo giù per la lezione. Brave, brave, così facciamo un bel po' di spazio. Attaccateli bene vicino al muro, eh. Cosa si mangia oggi? Ma perché? Che hai detto? Niente, non si mangia niente oggi, Monica. Venite qua. L'ultima volta abbiamo parlato dell'importanza del respiro. Oggi invece parleremo del ritmo. Chi di voi sa cos'è il ritmo? Perché non ce lo spiega lei? Perché non c'è niente da spiegare. Ognuna di noi il ritmo ce l'ha dentro. Sorella, perché non ci suona una marcia? Una marcia? Sì, una marcia qualsiasi, purché sia in quattro quarti. Va bene. Eh? Facciamo un esercizio, vi va? Vieni, Alice. Vieni qua. Mettetevi tutte in fila. Prego. Ma che dobbiamo marciare? Dai. Un, due, tre, quattro. A tempo, ragazze. Questo è il nostro ritmo naturale. La marcia è il ritmo. Il cuore che batte è il ritmo. È il battito della nostra vita. Un, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro.
Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Il ritmo è dentro di noi, lo sentite? Ci travolge come un animale al galoppo. Basta lasciarsi andare. Questo è il tempo in quattro, ma si può fare anche in otto. Attente che è veloce, eh? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Wow, non riesco così veloce. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Ed anche in due. Uno, due, uno, due, uno. E di nuovo in quattro. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Uno, dai. La suoni in tre quarti. Va bene. Ehi, andiamo bene. Vai. Oddio. Cosa è successo? Non ci riesco. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Basta, grazie. Allora, che è successo? Non lo so, a un certo punto non riuscivo più a tenere il passo. È vero, era come se mi mancasse la terra sotto i piedi. Sì, perché vi ho fatto uno scherzetto. Sorella Celestina ha suonato un valzer. E in che tempo è il valzer? Tre quarti, un tempo in tre. E siccome abbiamo solo due gambe, non possiamo marciare. Ma dobbiamo... ballare. Esatto. Brava, permetti? Posso. Devi, vieni. Maestro? Ma che è matta? Coraggio, ballate, avanti. Il ritmo non si può spiegare. Bisogna sentirlo nelle gambe, nello stomaco, nel cuore. Avanti, tutte quante. Dai, proviamoci. Coraggio. Brava. Non mi dire che pure te ti metti a fare la cretina. È divertente. Dai, come sei brava a ballare. Dove hai imparato? Così, da sola. Ho sempre sognato di fare la ballerina. E allora? Sei ancora in tempo. Dovresti studiare. Cosa sta succedendo qui? Signorina Ranzi, faccia smettere subito questa buffonata! Sorella Federica, mi dispiace. Non l'ho sentita bussare. Signorina Ranzi, non le sembra che i suoi metodi didattici siano quantomeno insoliti? Sì, ma non l'ho inventato io. Le tecniche di coordinamento psicomotorio sono un metodo già documentato. Capisco. Anche... l'introduzione di vivande durante la lezione è un metodo documentato? Lei ha detto che ha fiducia in me come insegnante. Mi lasci fare. Non posso permettere l'incoraggiamento ad un'eccitazione fisica che qui dentro non è gradita neanche dalle mie ragazze. Ma le sue ragazze esploderanno se lei non gli permetterà di sfogarsi. Sono così giovani. Alla loro età hanno bisogno di muoversi, di uscire. Lei crede che non abbiano bisogno neanche di fare due passi all'aperto? In questo momento, purtroppo, nessuna delle sorelle ha l'età o il tempo per portarle fuori. Ce le porto io. Organizzerò delle lezioni su in montagna, all'aria fresca. Così almeno non si scalderanno troppo, vedrà. Reverenda madre, è alquanto insolito che un'insegnante laica si... Sorella Federica, se la signorina Ranzi si prende questa responsabilità, non possiamo che ringraziarla. Benissimo. A proposito di responsabilità, vorrei controllare i brani che ha preparato per il coro. Certo. Bene. Venite! Chissà cosa dirà sorella Alberto. Aio, mi male! Aia. Dai, sì. Per me è pazzo. Ma come avrà fatto a convincere sorella Alberto poi? E tu che dicevi che l'avrebbero buttata fuori? È solo questione di tempo. Non capisco che bisogno c'è di mettersi a fare le scalate in montagna. Hai ragione, le foche dovrebbero andare dal mare, altro che... Finitela! Non starla a sentire, sono solo delle scene. Io non ce la faccio. Senti, se ce la faccio io con questa gamba, puoi farcela benissimo anche tu. Andiamo. Mia madre mi portava nelle stalle per farmi guarire dalla pertosse, perché il profumo della stalla mi faceva... Thank you.
grave. Allora, forse già saprete che il respiro è alla base del canto. È la materia prima, è l'energia pura. Bisogna tirarla fuori. E per tirarla fuori bisogna imparare a gridare. Va bene, allora adesso facciamo un bell'urlo, eh? Rilassate le spalle. Fate un bel respiro abbassando il diaframma e poi gridate con tutto il fiato che avete. Avanti! Dobbiamo gridare. Davvero possiamo? Non solo potete, voi dovete gridare. Forza, gridate il vostro nome, dai! E allora va bene, cominciamo una alla volta. Alice, provaci tu. Vai! Alice! Oddio, puoi fare di meglio, eh? Beh, si può sempre fare di meglio. Però non te la prendere. Insomma, diciamo che non va proprio male, ma neanche tanto bene. Però tanto noi ci riproviamo. E andiamo, ragazze. È possibile che non vi è mai capitato di voler urlare prima d'adesso? E allora? Va portato qui apposta, ragazze. Forza, coraggio, urlate! Monica! Alice! Cinzia! Claudia! Beatrice! Fabiola! Alice! Adele! Monica! Adele! Fabiola! Claudia! Adele! Cinzia! Beatrice! Fabiola! Alice! No, no, aspettate, Claudia! Ragazzi! Così non va. Allora, adesso grido io il mio nome, va bene? Sentitemi, eh? Io sono Rosanna! Sentito? Con il grido l'energia ci torna indietro e ci dà forza. Chi vuole provare? Non sta bene che delle signorine si mettano a strillare come delle fioraie al mercato. Questo non è uno strillo, è un grido. E che differenza c'è? Che il grido vola alto e difende i nostri sogni. Io sono Stefania! Io sono Stefania! Io sono Stefania! Così. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mi è stato annunciato che quest'oggi le nostre ragazze non canteranno neanche l'exit, quindi ite missa est. Lei non doveva permettersi. Le ragazze hanno sempre cantato la nostra messa domenicale. E io non tollero questo tipo di sorprese. Le ragazze non canteranno finché non avranno imparato ad usare la voce impostata come si deve. È per questo che le porto a strillare in montagna. Reverenda madre, io ero venuto anche per sentire il coro, lo sa quanto ci tengo. Mi ha detto che era arrivata una nuova insegnante. Sì, la signorina Ranzi. Eccellenza. I suoi metodi educativi sono documentati, ma molto singolari. Certo non saranno peggiori di quelli dell'insegnante che l'ha preceduta. Io credo che quest'anno il coro tornerà a darci grandi soddisfazioni. Come fa a esserne così sicuro? Mia figlia non fa che parlarmi di lei. Non vi assomigliate molto. Nicoletta è il ritratto di sua madre. Da quando mia moglie è mancata non so come farei senza la guida di sorella Alberta. Il dottor Armandi è il prefetto di Bolzano e contribuisce generosamente alle necessità del collegio. A proposito di generosità, vedo che anche quest'anno avete dato ospitalità a delle ragazze indigenti. È solo grazie ai contributi privati che possiamo permetterci questo tipo di carità cristiana. È un piacere, oltre che un dovere, fare qualcosa per i meno fortunati. Vero, tesoro? Sì, papà. Chiedo scusa. Vabbè, piedere un altro, tanto oggi è festa. Ammazza di quanto magni. Scoppia di saluto questa figlia mia. Questa fra un po' scoppia davvero. E basta. Lasciane qualcuna per le tue compagne. Dai, Piano, mastica almeno. Su, Elena, prendine uno. E neanche un biscottino. Sono genuini, li ha fatti suor Adele. Eh? No. Guarda, è molto buono. Non la forzare. Davvero. Tanto non mangia mai. Ancora con questo problema. Vabbè.
perché fai così? Ah, tesoro. Adesso mangialo. Forza. Fallo per papà tu. No? Allora lo do alla sorellina. Mango tu, c'hai fame? Signorina Ranzi! Era ora che scambiassimo due parole. Mia figlia ha una voce bellissima e sono sicura che lei ne terrà conto. Magari le potrà affidare una piccola parte da solista, così che possa farsi valere. Beh, faremo il possibile. Comunque dobbiamo lavorare parecchio. E poi l'importante è in un coro l'insieme. Mi raccomando soltanto di non forzarla troppo, perché è piuttosto sensibile di polmoni e anche la gola, anzi, lei si irrita facilmente. È un così gran peccato sprecare un talento come il suo. Ma del resto non è certo il mestiere di cantante che ci aspettiamo da lei. Luisa. Ma è così delicata? A me Alice non sembra così delicata. Ed è anche molto portata per la danza. Come ha detto, scusi? Che cos'è questa storia della danza? Ho detto solo che ad Alice piace danzare, perché c'è qualche problema. Mia figlia non farà niente del genere. Non ha notato che zoppica? Si è fatta male a un ginocchio anni fa e da allora non è mai riuscita a guarire. Questo della danza è soltanto un capriccio. Non è un capriccio, io ho sempre adorato danzare, questo tu lo sai. Da quando in qua ti permetti di contraddirmi? Chiedi subito scusa. Mi dispiace, io ho detto solo che ad Alice piace danzare. No? Lei non ha nessuna colpa, signorina, è appena arrivata. Ma noi sappiamo perfettamente cosa è meglio per nostra figlia. Vieni, Alice, accompagnaci alla macchina. Piacere di averla conosciuta. Arrivederci. Stefania, non capisci la fortuna che hai avuto. Lo segui, signora. Signora, ma lo sai che mestiere fa quella? Luisa, ma che... Andiamo, dice? Andiamo. È inutile. Devi solo umiliare, non ci devi più venire qua. Mai più. Va bene, non vengo più. Ma tu, ricordati che qui almeno puoi studiare. Lo so, lo so. Devi resistere, tesoro. E vedrai che la tua vita sarà diversa dalla mia. Perché la gente, una donna istruita, la rispetta, mamma, capisci? Mamma, la... mamma, ma vattene! 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 Stefania! Stefania! Stefania, lo so che sei lì, se non esci intanto non me ne vado. Vabbè. Perché non mi hai presentato tua madre? Se vuole le organizzo una canasta nella nostra villa al mare. Beh, sarebbe carino. Sì, mi farebbe piacere giocare a carte con tua madre. Anche mia madre giocava sempre a carte. Dalla mattina alla sera. Praticamente non faceva altro quando smise di cantare. Era una cantante vera? Sì. Ed anche molto brava. E perché ha smesso di cantare? Perché ai suoi tempi, quando ci si sposava, bisognava dedicarsi solo alla famiglia e ai figli. Non le è dispiaciuto di non cantare più? Lei mi ha sempre detto di no. Ma io non ci ho mai creduto. Vedi, Stefania, io e mia madre non ci siamo mai parlate molto. Ed è la cosa di cui mi pento di più in tutta la mia vita. Oh, ti prego, non fare lo stesso errore, Stefania. Non lo fare. E lei che ne ha fatti tanti con me? Magari l'avrà fatti con se stessa. Che differenza fa? Tanto li pago io, tutti quanti. Stefania, aspetta. Finito! Oh, meno male, mi faceva male la mano. Ah, però valeva la pena, eh? È un bel programma. È così diverso da quello che hanno sempre cantato. E questo cos'è? Ma niente, dai, è una cosa... È un pezzo tuo? Sì, è una cantata, ma non l'ho mai finita, dai. E vabbè, fammela sentire, dai. Qui. Adesso se mi sentono. Ma se è domenica stanno tutte fuori, dai. Aia! Cos'è?
La fascia. Ti sei fatta male? No, la fascia di contenzione. La fascia di che? Per nascondere il seno. Ecco perché cammini sempre tutta rigida. Siamo obbligati a portarla, è la nostra regola. Ma come il Medioevo. Praticamente il Medioevo, roba da matti. Suona, fascia vestita. Suona, fammi sentire. Bene, però non dovete fare a gara chi canta più forte. In un coro è l'insieme che conta. Bisogna aiutare chi ha la voce più debole. Ma che serve? Tanto alla fine canteranno sempre le solite. E chi sono le solite? Quelle che dice sorella Alberta. Beh, questo è da vedere. C'è qualche altra domanda? Sì, io. A proposito di Un bacio a mezzanotte. Scusate, ma davvero fa quell'effetto? Alice, si fanno queste domande? Lasciala. Beh, sì, solo che non è così importante il bacio. È che se uno è innamorato, stramazza per terra anche solo per uno sguardo. E lei? Ce l'ha l'innamorato? Ce l'avevo. È finita. L'ha lasciato lei però, vero? Sì, l'ho lasciato io. Perché non cascava più per terra quando lui la guardava? No. E allora perché? Perché mi voleva tutta per sé. Scusi, che c'era di male? Se era innamorata doveva essere bellissimo, no? Infatti era molto bello. E non si sente sola adesso? No. Ho voi, no? E poi ho tanti ricordi. Insomma, fortunatamente le cose belle noi ce le abbiamo dentro. A me piacerebbe averne anche fuori di cose belle. Sì, ma l'aspetto fisico non è tutto, ragazze. Voglio dire, i ragazzi non è solo per quello che ci corrono dietro, eh? Per lei è facile dirlo. Io sto fresca. Monica, non è importante solo dimagrire. Il vero problema è trovare ragazzi in gamba.
E cos'è che piace ai ragazzi in gamba? Le ragazze in gamba, come tutte voi. Quelle che sono in grado di volare in alto, come loro. Sapete che le aquile corrono un grande rischio a nascere? Perché? Perché mamma aquila fa il nido soltanto su delle pareti di rocce altissime, come quelle lassù. E i suoi pulcini sanno che un certo giorno dovranno abbandonare il nido e buttarsi nel vuoto. Però, quando arriva quel giorno, molti di loro non se la sentono. Hanno paura. E allora la madre li costringe. Pensate, arriva a beccarli e a morderli. E così, gli aquilotti devono buttarsi e volare. Non tutti ce la fanno. Anche loro hanno bisogno di coraggio per volare. Proprio come voi. Ma come facciamo? Mica abbiamo le ali noi. Ce l'avete, ce l'avete. Dovete solo credere di più in voi stesse. E non date retta a chi vi dice il contrario. La vita è una lotta e bisogna imparare a combatterla se volete essere rispettate. Ehi! Elena, attenta! Ma che sta facendo? Elena, vieni qui! Elena! Elena! Facciamo le gresce imposte ali prima, eh? Volare è anche pericoloso. Ma restare a terra è peggio, vero signorina? Torniamo a casa, va. Andiamo. Andiamo, ragazzi, su. Andiamo. Signorina, anch'io voglio volare. Dipende solo da te. Andiamo. Sorella Celestina. Sì? Per quale motivo non indossa la fascia di contenzione? Mi scusi, sorella, ma sto suonando tanto e non riesco a stare seduta per tanto tempo con la fascia. Mi comprime qui sotto, mi fa male. Sorella Celestina, neanche a una novizia è consentito stentare le sue forme in modo tanto sfacciato. Io non ho stento niente. Questo è il mio corpo, me l'ha dato il Signore. Non ci può essere niente di vergognoso in questo. Scusi. E poi se n'è andata, reverenda madre. Non ha ancora preso i voti perpetui e già osa rivolgersi in quel modo a una sorella anziana. Sorella Celestina è solo confusa. La sua fedeltà al Signore ci è troppo nota perché ci possa preoccupare. Però io temo che la stessa confusione stia minacciando le nostre ragazze. Quanto sta accadendo è colpa di quella donna. Va allontanata da qui al più presto. Per creare una martire? No. Basterà far capire alle ragazze che qui non è cambiato nulla e che possono sempre contare su una guida sicura. Lei sa cosa deve fare in questi casi, no? Naturalmente, reverenda madre. E allora lo faccia stanotte. Sì, reverenda madre. Ah, e porti con sé sorella Celestina. Voglio che capisca quanto è delicata la missione di un'educatrice. Ispezione, sveglia, sveglia, ispezione! Tutta in piedi, veloci, giù dal letto, alzatevi, forza! Mettetevi in fila con le mani bene in vista e non azzardatevi a toccare niente. Avanti, muoversi, muoversi, muoversi! Controlli i baumi, sorella Felicità. Cos'è questo disordine, signorina Fabiola? Se avete qualcosa non permessa dal regolamento, farete bene a consegnarla subito. Ah, diamo un po' un'occhiata qui dentro. Cosa tiene nascosto lei nel suo cassetto? Il cassetto serve a custodire il messale. Una stecca di cioccolata, brava! Dove l'ha presa? Lo sa che avere scorte di cibo personali non è permesso? Io avevo fame. Se aveva fame, poteva mangiare di più dove è consentito farlo, alla mensa. Ma io mangio anche lì. Silenzio voi! E tu non rispondere. Sorella Federica. Ah, e da dove viene questa roba? Svergognate! Chi è che ha osato portare qui dentro queste porcherie? Di chi sono? Avanti! È possibile che non siano di nessuno? Sorella Felicità, dove le ha trovate? Erano sotto il materasso di Stefania. Non sono mie, non ce l'ho messa io lì. Signorina Stefania, ora lei comincia ad esagerare. Non sono mie. Se continua a mentire, non fa che aggravare la sua posizione. Se ne rende conto? È vero, non sono sue.
Come ha detto, scusi? Ripeta. Mi ha sentito bene, sorella Federica. Non sono sue quelle riviste. Ma bene. Molto bene. Visto che è nata questa solidarietà commovente tra voi, vorrà dire che sarete punite entrambe. Immediatamente. Andiamo. Forza. Sorella Celestina, le ragazze rimarranno a pregare fino al ritorno delle compagne. In piedi davanti al letto. Si faccia sostituire da sorella Luisa e mi raggiunga in sala penitenza al più presto. È la prima volta che devo punire la signorina Alice. E la cosa mi addolora molto. Se ammetterà di aver sbagliato, non avrà nessun tipo di conseguenze. In fondo lei ha agito nella convinzione di aiutare un'amica, no? Basta che ci dica la verità e potrà tornare dalle sue compagne. Quelle riviste non sono di Stefania. Scopra la schiena. Lasciatela andare, non ho fatto niente. Sono mie quelle maledette riviste, ce le ho messe io sotto il materasso. Lasciatela andare. Ma non è vero. Non sai mai quando devi stare zitta. Sorella Celestina, riaccompagni la signorina Alice in dormitorio. Andiamo, Alice, non possiamo stare qui. Non puoi fare più nulla per lei, su. Che sta succedendo? Chi c'è là dentro? Stefania. Portala via. Rosanna, aspetta. Portala via. Ma che fate? Cosa state facendo? Oh! Come si permette? Vada fuori. Ma come vi permettete voi? Può bastare, sorella Federica. Lei pensa di aiutarla, questa ragazza? Ma si sbaglia. Con il carattere che ha, se non facciamo così, farà la stessa fine di sua madre. Io non so cosa ha fatto, ma credo che si possa farle capire che ha sbagliato, anche senza torturarla. Sapesse quante ragazze, a distanza di anni, ora diventate madre di famiglia, mi scrivono per ringraziarmi di averle temprate. Le ha temprate tutte con questo? Qualche volta. Signorina Ranzi, lei è giovane e vuole cambiare il mondo, ma le cose vanno avanti così da millenni. E seguiteranno ad andare così anche quando non ci saremo più né io e né lei. Può esserne sicura. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Se avesse confessato subito non l'avrebbero punita. Maledetta stronza! Alice! Alice, che è successo? Alice! Oddio, si è fatto male! Il ginocchio! Il ginocchio? Ah, sì, le è già successo! Il ginocchio! Ti ricordi? Era quasi svenuta dal dolore. Mettiamola sul letto. Mi ha ceduto il ginocchio, se no stavolta l'ammazzavo quella stronza! Ah! Ah, e ogni quanto ti cede questo ginocchio? All'inizio quasi mai, adesso sempre più spesso mi succede quando salgo le scale. Alice aveva già una lesione al legamento crociato anteriore.
È per questo che il tono del quadricipite è così giù. Insomma, tu pensi che sia necessaria una ricostruzione delle crociate, giusto? Certo. Anche perché, andando avanti con l'età, il ginocchio le può solo peggiorare, no? E comunque continuerà a cederle. Può rimanere invalida senza un'operazione? Non nel senso comune della parola. Potrà camminare, salire le scale. Con un po' di attenzione potrà fare quasi tutto. Di sicuro non potrà più ballare. Può darsi di no, ma a mio avviso non ci sono gli estremi per parlare di un'operazione. Professore, ma lei... Richard, un intervento ai legamenti è pesante e spesso non è neanche risolutivo. Professore, nell'80% dei casi lei ha avuto risultati eccellenti. E che mi dici dell'altro 20%? Questa ragazza non ha ancora 18 anni. La condanniamo a un'esistenza in cui non sarà più neanche in grado di correre. Se la operiamo, la condanniamo ad un mese di ospedale, 6 mesi di ingessatura con le stampelle e altrettanti di riabilitazione. Servirà più di un anno per capire se l'operazione è riuscita o no. Vuol dire che potrebbe anche non riuscire l'operazione, professore? L'ortopedia è ancora una scienza empirica, reverenda madre. Un intervento può anche peggiorare le cose. C'è un 50% di rischio. È mio dovere essere chiaro su questo punto. La ringrazio molto, professore. Ne parlerò con i genitori. Sono loro che devono decidere. Le prescrivo qualcosa per il dolore. In un paio di giorni al massimo il ginocchio si sgonfierà e la ragazza sarà di nuovo in piedi. Potrà anche riprendere una leggera attività fisica. Sempre con molta cautela, è ovvio. Grazie. Arrivederla, professore. Arrivederla, reverenda madre. Queste medicine ti calmeranno il dolore, ma tu non devi fare più movimenti avventati, va bene? Dottore, volevo ringraziarla ancora per averci dato la possibilità di questo consulto con un professore così eminente. Era mio dovere, reverenda madre. Andiamo, Alice. Non so proprio cosa gli abbia preso. Mi sa che lo so io. Vitold, vorrei parlarti un momento. Scusami. È colpa della Ranzi se tutto va storto. Da quando è arrivata lei non si vive più qua dentro. Sorella Federica non ci molla un attimo e adesso anche le ispezioni a sorpresa si sono messe a fare. È vero. Possibile che abbiate solo paura di essere punite? Tanto tu non sarai mai punita, giusto? Che vuoi dire, ciccia bomba? Continua. Hai perso la lingua? Che succede qui? Come sta, Alice? Cosa hanno detto in ospedale? Sì, che hanno detto? Che se si opera può guarire, sempre se glielo permettono di operarsi. E chi glielo dovrebbe impedire? Silenzio, signorine! Tornate immediatamente ai vostri banchi, avanti! Signorina Ranzi, questi brani che mi ha dato sono fuori repertorio. Sì, è vero, sono trascrizioni. Il concerto del nostro coro ha una tradizione che dura da quasi 100 anni. Ci si aspetta di ascoltare dei classici. Ci si aspetta anche di sentire cantare bene le ragazze, no? È una sua precisa responsabilità. A proposito, quali sono le ragazze che ha selezionato? In che senso? Quali sono le ragazze che canteranno in chiesa? Ah, tutte! Canteranno tutte in chiesa. Ma è assurdo, reverenda madre. Temo di non aver capito, signorina Ranzi. Lei intende dire che canterà anche... anche Elena? Questo non lo so. Non sono ancora in grado di dirle se Elena canterà o no. Però fa parte del coro. Starà con noi. Bene, bene. Avete preso la decisione più giusta. Scusate il ritardo, sorelle, ma ho da darvi una buona notizia. Alice non subirà nessuna operazione, quindi potrà rimanere con noi fin da questo momento. Giusto in tempo per la festa del Santo Patrono. Che ne dice, signorina? Alice potrà riprendere il suo posto nel coro? Sì, certo. È una delle nostre voci migliori. Deve recuperare il tempo perduto, allora. Se sarà necessario, le faccia qualche lezione supplementare. Va bene.
Vai a salutare i tuoi genitori. Ciao, papà. Alice, dimmi la verità. Sei convinta? Giuseppe, che cosa ti salta in mente? Non ti intromettere, Luisa. Sto parlando con mia figlia e gradirei non essere interrotto. Allora, Alice, che mi dici? La vuoi fare o no, questa operazione? Bene, siediti. Sei una ragazza piena di buonsenso, come sempre. Venite, prego, vi accompagno alla macchina. Ma è una ragazzina, farà in tempo anche tra un anno o due a operarsi. Il problema non è questo. È che lei sta permettendo ad un'altra persona di ucciderle tutti i sogni. Ma come, ha detto di no al padre e alla madre davanti a tutti? Ha detto di no, ma voleva dire di sì, Adele. Ho capito. Ma a quell'età non si può fare tutto da soli, no? Ci sono i genitori. Tu non la conosci. Come fai a essere sicura di quello che è meglio per lei? Ogni persona ha il suo destino. È sbagliato intromettersi. Sì, ma noi dobbiamo accorrere ad un grido d'aiuto. Solo quando senti il grido, però. Chiedo scusa, la porta era aperta e non ho potuto fare a meno di sentire. Reverenda madre. Stia. Sorella Adele è saggia, come sempre. Io sono completamente d'accordo con lei. E non vorrei più sentir parlare di questo argomento, né in mia assenza né in mia presenza, visto che è stata presa una decisione. Questa decisione l'avrebbe dovuta prendere Alice. L'ha presa davanti a lei? Vede, signorina, Alice non ha più 6 anni. È tardi per danzare alla Scala. Tutt'al più potrà fare la ballerina nella van spettacolo. Fortunatamente il signore ci dà dei segni ben precisi per chi li sa vedere. E quella... quella menomazione al ginocchio potrebbe essere un segno della sua volontà. Un dono. Che permetterà ad Alice di togliersi tutti quei grilli dalla testa. E magari di vivere un'esistenza tranquilla. Il Signore ci dà solo quello che ci meritiamo. Buonanotte. Lasci, non ce la faccio. Sì che ce la fai. Mi fa male la gamba. Perché mi ha portato qui? La madre superiore mi ha autorizzato a darti lezioni supplementari. Ma lei cosa vuole da me? Io niente. È solo che ieri al refettorio non ho sentito quando hai detto che non vuoi più operarti. Per favore. Io ti lascio in pace, Alice. Ma ieri parlavi a bassa voce. Io voglio solo che tu ripeta quello che hai detto. È stata sorella Alberta che... Io non voglio sapere chi è stato. La vita è tua, Alice. Allora io voglio che adesso qui tu ripeta, chiaro e forte, io non voglio più danzare. Urlalo. No, mi lasci in pace. Urlalo, per favore. Urlalo, Alice. Urlalo che rinuncio ai tuoi sogni. Urlalo! Guarda, guarda, guarda.
Che cosa abbiamo qui? A te cosa sembra, Nadia? A me sembra un maialino. Sì, mi era sembrato di sentir grufolare poco fa. Ecco cos'era. Lasciami, mi fai male. E allora? Tanto a me non mi puniranno mai, no? L'hai detto tu. Mi fai male, ti prego. Lasciala. Ma guarda, arrivano i nostri. E tu che vuoi? Lasciala, ti ho detto. Ecco, l'ho lasciata. E adesso che mi fai? Andiamo. Fate proprio una bella coppia voi due. Un maiale e la figlia di una maialessa. A proposito, Nadia, si dice maialessa o maiala? Oh, scusa, forse è più elegante scrofa. O magari dovremmo dire direttamente porca. Vabbè, il concetto è chiaro, no? Che c'è, non parli più? Guarda che lo sanno tutti che lavoro fa tua madre. Smettetela! Basta! Io ti rovino! Lasciami! Che sta succedendo qui? Siete impazzite? È colpa sua! Mi ha aggredito! È pericolosa! È vero! Noi abbiamo solo sorpreso Monica a rubare del cibo! È stata Stefania che per impedirci di fare rapporto ha picchiato Nicoletta! Ma non è vero! Questo lo vedremo. Ah, non era vero, eh? E allora questo che cos'è? Ho chiesto che cos'è. Sorella Alberta, la prego. Lei non può toglierle dal coro proprio adesso. Queste ragazze hanno solo... Queste ragazze hanno rubato, hanno mentito e hanno aggredito delle compagne. Ma io non dico che non debbano essere punite. Però hanno lavorato tanto. Almeno aspetti dopo l'esibizione. Noto che comincia ad approvare i miei metodi. Il fatto è che una punizione, per essere educativa, deve colpire un desiderio. E Stefania ha la pelle dura, per cui l'esclusione dal coro sarà molto più valida di qualsiasi altra punizione. La madre di Stefania ha fatto più di 1000 chilometri per sentirla cantare. Sarebbe la prima volta che vede la figlia senza uno scopettone in mano. Ma perché vuole punire anche lei? Semmai le evito di fare una brutta figura. Sono sicura che anche Stefania me ne sarà grata. Che fa, signorina Ranzi? Lei non viene con noi? Elena, che c'è? Non devi avere paura. Elena, sei una di noi. Dai. Guardate, c'è la madre di Stefania. È vero. Poveraccia, ci è venuta apposta dalla Sicilia. Lascia perdere, Stefania! Se non ti ammazzi tu, lo farà sorella Alberta dopo! Non me ne importa niente! Io faccio parte del coro e voglio cantare! Se taglio per i boschi, ci arrivo! Ma dove vai? Non ce la farai mai, è troppo tardi! Io ci provo! Tutto bene? Sei pazzo! Che ti ha insegnato ad andare in bicicletta? Volevo ammazzarmi! Scusami. Oddio! Guarda il mio vestito! Sì. È bellissimo! Ma che dici? È tutto sporco! Ma dov'è che stavi andando così di corsa? Laggiù. È lontano laggiù.
Brava. Devo ammettere signorina Ranzi? Sì? Ma come ha fatto? Buongiorno. Non credevo ai miei occhi. Signora Elena ha fatto tutto da sola. Stando insieme alle altre, però. In fondo un coro è come una famiglia. E come in tutte le famiglie ci si aiuta a vicenda, no? Mi scusi, reverenda madre, ma io voglio assolutamente congratularmi con l'insegnante. Ha risolto tutti. Ah, eccola, mia cara ragazza. Erano anni che non sentivo il nostro coro cantare così. E con tutte le ragazze, nessuna esclusa. La reverenda madre ha fatto molto bene a puntare su di lei. Se continua così, per la messa di Pasqua faremo un figurone. Anche il signor prefetto ha gradito il concerto. Pensi che ci ha invitato addirittura a Bolzano a cantare al conservatorio. Al conservatorio? Ma non so se le ragazze sono all'altezza. Beh, per come le ho sentite cantare oggi in chiesa, faranno un'ottima figura. Comunque non è necessario che lei mi dia subito una risposta. Va bene, allora grazie. Scusate se vi interrompo. Sì? Reverenda madre, le potrei parlare un attimo? Sì. Anche a lei, signorina Ranzi. È una cosa urgente. Certo. Lei ci scusa, eccellenza. Andate, andate. Le vostre ragazze vengono prima di tutto. Arrivederci. Buongiorno, madre. Reverenda madre. Visto che esibizione... Volevo approfittare... Sì. Ecco, volevo approfittare del fatto che siete tutti qui per informarvi che Alice ha deciso di sottoporsi all'intervento al ginocchio. Non le è stato facile cambiare idea, ma alla fine si è decisa. E io sono d'accordo con lei. Perderà dei giorni di scuola, ma si impegnerà per non perdere l'anno, perciò vorremmo fare l'operazione al più presto. Beh, questa sì che è una bella notizia. Certo, Vittor. E mi sembra anche una magnifica opportunità per te. Così potrai verificare di persona le tue convinzioni sulle possibilità di recupero di questa ragazza. Io pensavo che la potesse operare lei, professore. E perché mai? Sei un eccellente chirurgo. Vorrà dire che per questa volta ti farò io da secondo. Se volete scusarmi. Vieni. Devo andare, scusate. Ma che significa? Non lo so, ma non ti preoccupare. Sarà il dottor Eisler ad operarla. Avviatevi al pullman, ragazze. È ora di tornare in collegio. Avanti, allora, avanti. Forza, forza. Riverenda madre, aspetti, io... Stia zitta. Dica ancora una parola e se la può riprendere questa delinquente. No, la prego. Io farò tutto quello che vuole, ma non la cacci via, la scongiuro. Glielo chiedo per carità. La carità ha un limite. Andiamo, signorine, andiamo. Non c'è niente da vedere. Tutte sul pullman. Scusate. Signorina Ranzi. Signorina Ranzi, la prego. Me la guardi lei, questa figlia. Non è cattiva. Lei deve aiutarla. Perché se fa qualche altra sciocchezza, se la cacciano via, per lei è finita. Deve promettermelo che ci baderà, Stefania. Me lo promette? Glielo prometto, signore. Glielo prometto. Bisogna di qualcosa. Volevo parlare di Stefania. Stefania non sarà frustata. Io non mi diverto a punire le mie ragazze. Un educatore deve essere pronto ad ammettere i propri sbagli e a pagare per essi. Ultimamente sono successe molte cose e siccome sono io la responsabile, evidentemente sono io che ho sbagliato. Abbiamo una grande influenza su delle menti giovani e solo con l'esempio possiamo insegnare qualcosa.
Non crede? Adesso se vuole scusarmi, sono molto stanca. Reverenda madre. Lo ha fatto ancora. Si è frustata ancora. Reverenda madre, io le sono fedele da più di 15 anni ormai. Ho sempre obbedito ai suoi ordini con gioia e senza mai obiettare. Ma in questo momento io proprio non la capisco. Perché continua a tenersi quella serpe in seno? La mancanza di umiltà è il peggior peccato possibile. Impedisce di vedere le cose giuste da fare. Quindi si è convinta finalmente. Reverenda madre, davvero manderà via quella donna dal nostro collegio? Non solo non posso mandarla via, ma debbo augurarmi che non se ne vada lei stessa. La signorina Ranzi è un'anima confusa e noi non possiamo permetterle di andare in giro a confondere delle anime innocenti. Dobbiamo tenerla qui per ricondurla sulla retta via. Così la signorina Ranzi potrà constatare di persona il pericolo che si nasconde nel suo modo di pensare. Saranno i fatti a dimostrarle che ha torto. Solo i fatti. E noi avremo l'opportunità di redimerla.